No, infatti, complimenti, abbiamo visto insomma che è una squadra, l'ho già visto, l'ho detto poco fa, forse non l'hai ascoltato, che è una squadra votata molto all'attacco, no, Fattura? È una squadra che ho visto abbastanza bene, sbilanciata in avanti, che vuole fare sempre cercare il gol, ecco, che forse nel tuo spirito anche, no? Un campionato si può vincere secondo te anche pensando più all'attacco che alla difesa? Ma io penso che ogni allenatore si deve adattare ai giocatori che ha, poi io personalmente cerco sempre di far giocare i giocatori forti, perché il calcio è di fatto di qualità, quindi ho la fortuna io di avere un organico a mia disposizione con giocatori che a mio avviso in questa categoria sono giocatori importanti, quindi cerco di metterli e assemblarli, perché la cosa importante è poi saperli assemblare. È una squadra che insomma anche conosce le caratteristiche e il carattere del proprio allenatore, quindi cercano anche di rispecchiare qual è il suo credo. Sono ragazzi intelligenti, si sono messi a disposizione del proprio mister, e poi dopodiché insomma per me è un piacere allenare dei giocatori così importanti. Leonardo, oggi questo San Biasi come l'hai visto? Perché è una squadra che in trasferta sta dimostrando di avere qualche difficoltà, la sconfitta in casa di Reggio Mediterranea, oggi pure in casa dello Scalea, però quella bella vittoria con la Paolana, cioè come l'hai visto oggi? L'ho visto molto bene, ti dico anche perché si muovono bene in campo, si vede che hanno delle idee e si vede che stanno lavorando anche a livello tattico, e ti posso dire che è un campionato dove, a differenza secondo me dello scorso anno, c'è grande qualità, e quindi a mio avviso adesso vincono i colpi del singolo, quindi l'episodio ti può far cadere una partita e anche un'intera stagione, quindi adesso hai avversari tipo Gigallo, Saturno, insomma, e via dicendo, Curcio, giocatori dove che se non hai grande senso tattico ti possono mettere in grandi difficoltà e ti possono portare via anche la posta in palio, quindi sarà un campionato a mio avviso dove non ci sarà l'outsider come potrebbe sembrare l'Isola, ma come si vince dal campionato, stanno vincendo anche loro con grande sofferenza, perché siamo di fronte a un grande campionato e con grande livellamento. Sì. E dall'altra parte ci sono Mangarano, Piccirillo, Scalese, che fanno la differenza anche dalla tua squadra. Di Giacomo e altri mi sono dimenticato, non lo so. Però insomma hai ragione tu a dire che un allenatore può fare tutti i moduli che vuole, ma il calcio è fatto anche di episodi, di elementi, di fortuna. Arriva sul pallone un calcio di punizione, arriva Scalese a quel piede e mette il pallone in croce. Bravissimo, insomma, il calcio, io dico che nel calcio non si inventa niente. L'allenatore deve essere bravo a motivare, a trovare i tatti giusti, insomma. E poi io credo molto nel gruppo, perché a mio avviso non vince il singolo, come lo dico sempre, ma vince il gruppo, e come ho detto io lavoro molto sul gruppo, sulla testa, insomma sulla mentalità, dove che anche fuori campo è fondamentale, è importante già per creare quell'unione che poi dopodiché ti fa magari fare dei campionati importanti. La vittoria oggi, la vittoria anche in Coppa Italia mercoledì, è un momento positivo. Giocherete ancora in casa nel prossimo turno? No, giocherete fuori casa. Oggi, no, oggi era la terza casalinga, era oggi in definitiva, tra Coppa e campionato. Domenica si va a Siderno. Si va a Siderno, che oggi ha perso, tra l'altro. Quella sì che sarà una bella trasferta tosta, poi si arriva dopo questa trasferta in casa del Reggio Mediterraneo. Sì, bravo, come ho detto prima non ce n'è, io dico... partite facile, vedi anche quest'oggi l'Isola ha vinto all'86esimo, e questo ti fa capire il campionato che stiamo affrontando, quindi a mio avviso, come ti ho detto, bisogna curare molto i particolari, la conoscenza e la settimana è fondamentale, e quindi come ho detto prima, penso e spero che tutti i tifosi di questo campionato possano veramente vedere un grande campionato. Certo. Comunque in casa, diciamo, vi siete fatti rispettare, diciamo. In campionato si può continuare in Coppa Italia nonostante questo gol della Paolana che è segnato in trasferta mercoledì? Ma chi mi conosce, io non voglio perdere neanche in allenamento, neanche quando faccio il calcio tennis, quindi posso pensare che abbiamo preso gol contro la Paolana. Ho detto giocatori importanti, quindi io me la voglio giocare con tutti e contro chiunque, affronto sia l'ultima in classifica che la prima alla stessa maniera, grande voglia, volontà, e imprimere il proprio gioco e la propria mentalità, quindi andremo a Paola per fare la posta, per fare la nostra, anche se prima c'è il Siderno, quindi come ti ho detto
e noi iniziamo dal martedì, il primo giorno di allenamento, quindi già dal martedì la mentalità deve essere quella dove si sa che va a affrontare una grossa squadra con un allenatore dove il carattere e il carisma è la sua arma principale. Certo. Diciamo che non fare il Pinocchio, perché sai che se passi il turno con la Paolana c'è nella parte alta del tabellone e lì si arriva facilmente a quello che già tu ti sei studiato. Vabbè, questo era come fare il decreto sempre, penso, no? Non lasciamo niente in caso, non lasciamo niente in caso. No, fai bene, bisogna stare fino alla fine. Ti ripeto, quando ti ho visto, anche se ho visto un'altra partita, quello che mi ha fatto impressione, lo devo dire, io lo dico anche ai microfoni, senza nessun remora, ho visto che è rigenerato un giocatore che avevo visto un po' perso, che era Mandalà. Sì, è veramente un ragazzo che mi ha dato una grande disponibilità e di una grande umiltà. Non lo conosco, lo conoscevo come giocatore, però non come uomo, e mi ha dato grandi garanzie. Abbiamo parlato prima del campionato e mi ha dato grande disponibilità, come ti ho detto prima, sia lui che altri giocatori che a mio avviso sono poco considerati in questa categoria, però sono convinto che col lavoro, col sudore, noi ci sapremo tirare via quelle soddisfazioni che questa piazza merita.